Ehi là, benvenuti, sono amici e vi do il benvenuto nel sedicesimo episodio di Inazuma Eleven il primo. Nello scorso episodio, andatelo a recuperare perché vi sto per fare uno spoiler della Madonna, abbiamo superato ufficialmente la metà del gioco battendo la Royal Academy. Pertanto, non sono andato assolutamente avanti per niente, mi è vibrato il telefono quindi adesso lo spengo. Non sono andato assolutamente avanti, anzi sto registrando direttamente subito dopo la registrazione del precedente perché avevo voglia di andare avanti a giocare, ho un pochino di tempo libero, non so quando poi riuscirò effettivamente a montare i video, però con calma, voi quando vedrete la serie non ci saranno particolari interruzioni, credo. Quindi possiamo andare avanti e vediamo cosa ci riserva il futuro. Capitolo 7. Il ritorno della leggenda. Bene. Ci piacciono le leggende. Finalmente si è avverato il mio sogno, parteciperò al Fruitball Frontier, il torneo nazionale. Chissà quali incredibili avversari dovremo affrontare. Wow, non vedo l'ora. Mark, è arrivato il tabellone del torneo, andiamo a vederlo nella sede del club. Davvero, andiamo. Che c'è, Mark? Niente, mi sembrava ci fosse qualcuno. Oh. Oh, sti blocchi dei contatti erano un po' scassato, se posso dire. No. Allora, dobbiamo vedere. Abbiamo un pochino di, secondo me, blog da guardare. Anche Bob è tornato, si è risolto tutto per il meglio. O Todd, ti prego, smettila. Esci di casa. Ci siamo, è arrivato il momento, la finale. L'avevamo letto. Questa volta batteremo la Royal Academy con le sole nostre forze. Con le nostre sole forze. Ok, siamo al torneo nazionale. Oltre alla Royal Academy ci saranno tantissimi avversari fortissimi, ma non ci daremo per vinti. Ma la Royal Academy ha appena preso 5 pappine, deve fare un bel po' di lavoro. Ok, qua è spawnata una cassa. Andiamo. Mark, ma dove eri? Non capisco perché devo occuparmi io di tutte queste faccende. Se lì oggi non c'è, quindi tocca a te. Anche questi sono compiti della manager. Scusa, volevo dire grazie mille, Nelly. A proposito, Silvia non si è fatta più vedere dopo la partita contro la Royal. Sarà un po' scossa dopo aver rivisto il fratello. Magari pensa che non vogliamo più rivolgerle la parola. Celia, avete intenzione di chiacchierare a lungo? Io non ho tempo da perdere come voi. Venite qui a vedere il tabellone. Ok. Carino il tabellone. Dunque, il nostro prossimo avversario è la Shuriken Yonerai. La Shuriken? Quanti ricordi. Allenatore, conosci la Shuriken? Come potrei dimenticare, è una delle squadre che abbiamo affrontato nel torneo nazionale ai nostri tempi. Davvero? La Shuriken si allena sulle montagne e tutti i giocatori sono esperti di tecniche ninja. Per questo sono veloci come il vento, hanno ottime capacità. E ricordo che al tempo anche per noi è stata molto dura. Credo che attualmente le vostre possibilità di vittoria si aggirino sul 50%. 50%? Non voglio sentire questi discorsi, dovete vincere a tutti i costi. Lei è qui per questo, no? Certo, non ti scaldare, signorina. Ricordo che David mise a punto una tecnica segreta con cui riuscimmo a battere la Shuriken. Se riusciamo a sfruttarla al meglio, abbiamo ottime possibilità di vittoria. Noi vecchie glorie dell'Inazuma possiamo insegnarvela. Vecchie glorie, intende dire che potremo giocare contro la leggendaria Inazuma. Per allenarvi al meglio prima della prossima partita, credo sia la cosa migliore. Ma vi avverto, il nostro allenamento non sarà una passeggiata. Siete sicuri di potercela fare? Certamente. Poter affrontare la leggendaria Inazuma è un grandissimo onore per noi, non è vero, ragazzi? Sì! Questa è la risposta che volevo sentire. Molto bene. Allora proverò subito a contattare tutti gli altri. O intanto andate al campo ad allenarvi. Evviva! Di certo nella leggendaria Inazuma ci saranno dei giocatori fantastici. Chissà che tecniche formidabili conosceranno. Non sei curioso, Axel? Sì, ma datti una calmata. Ma come? Non sei emozionato anche tu? Ma non saremmo stati un po' imprudenti ad accettare? Sarà duro giocare contro di loro. Ma se seguite le loro istruzioni diventerete molto più forti. Potreste vincere il torneo. Nel tabellone c'è anche la Kirkwood. E spuntarla contro di loro non sarà per niente facile. Ma che stai dicendo, Axel? Il nostro obiettivo è la vittoria finale. Non importa se i nostri avversari sono la Kirkwood o qualcun altro. Noi batteremo chiunque. Sì! Sei sempre il solito. Invece di perdere il tempo in chiacchiere, andate subito ad allenarvi. Hai ragione. Andiamo. Andiamo, Mark, i giocatori della Shuriken sono veloci come il vento, non è vero? Voglio proprio vedere se corrono più di me. Mi allenerò con tutte le mie forze fino al giorno della partita. Ben detto, andiamo al campo. Ok, intanto Nelly mi puoi soffiare qualcuno dalla. No, non può ancora soffiarmi nessuno dalla Royal. Niente, allora lasciamo stare. Allora, sto pensando se soffiare qualcuno. La Royal la possiamo sfidare qua alle amichevoli? Penso di sì. No, allora dobbiamo ancora fare qualcosa prima di. Vabbè, non è un problema. Sto pensando effettivamente seriamente se c'è qualche giocatore dell'Otaku che voglio prendere. Non sono molto convinto. Tipo Artist, non mi dispiacerebbe.
Però non è così fondamentale, secondo me. Che sta succedendo? Ho da fare, ho da fare! Oh no, 200 ore di animazione adesso. Il campo è inagibile al momento, stiamo facendo i lavori per ordine del signor Raymond. Eh? Non ne sapevamo niente, Mark! Che c'è, Silvia? Il signor Inman ha appena parlato al telefono con le altre vecchie glorie dell'Inazuma, a quanto pare tre di loro non hanno intenzione di collaborare per aiutarvi con l'allenamento. Mi sembrava troppo bello, l'allenatore è infuriato, come facciamo? Ma perché? Com'è non hanno voluto accettare? Ci sono! Andrò a chiederglielo io stesso, gli farò capire quanto è importante per noi e risveglierò in loro la passione per il calcio. Mark, ma come farai a metterti in contatto con loro? Anche se lo chiedi all'allenatore probabilmente non ti vorrà aiutare adesso. Accidente, ci sarà qualcun altro dell'Inazuma Eleven che potremo contattare, no? Mark, che ne dice il signor Sweet? Anche lui faceva parte della squadra, forse può aiutarci. Corriamo al fiume. Io provo di nuovo a parlare con l'allenatore. Sì, sì, tutti gli yapping, ma... E questi qua che stanno osservando. E così quello sarebbe il velocissimo Nathan Swift. Sono proprio curioso di vedere se è più veloce di noi. Sei d'accordo, Sail? Sì, maestro. E quel tipo che vorrà sempre, il capitano della Raymond. Mark Evans. Evans? Capisco. Le cose si fanno interessanti. Che c'è, Mark? Niente, continuo a sentirmi osservato, ma deve essere una mia impressione. Ed è spuntata Sailia in alto a sinistra, comunque non vorrei dire. Allenandoci con le vecchie glorie, il nostro livello aumenterà di brutto. Tre delle vecchie glorie si sono rifiutati di collaborare. Forse il signor Sweet riuscirà a mettersi in contatto con la leggendaria Inazuma Eleven. La leggendaria Inazuma Eleven. Ero così emozionato all'idea. Come possono piantarci in alto così? Non lo so, Todd, però devi smetterla di commentare e devi lasciare lo spazio un po' a qualcun altro, perché è veramente tosto farlo tua voce tutte le volte. E non mi pagano. Siccome l'ultimo episodio è stato abbastanza lungo, credo che... andrò un pochino con calma. Nel senso che questo episodio adesso non sarà lungo come lo scorso, faremo un pochino di meno, ma sarà un episodio un po' distensivo. Perché caricarci troppo di storia anche no. E poi io in realtà ho iniziato il capitolo perché speravo di poter vedere se si poteva reclutare qualcuno. Capisco. Aspetta, Celia. Stai raccogliendo informazioni sull'Inazuma Eleven per noi? Non pensare a quello che è successo con Jude. Lo so che è dura, ma senza di te noi non possiamo andare avanti. Ti prego, torna a lavorare con noi. Mark, davvero, davvero posso ancora essere la vostra manager? Ma certo, sei uno di noi. Mark, ti ringrazio. Quando prima ti sentivi osservato, forse si trattava di Celia. Dici, non ne sono sicuro. Oh, 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 avete finito di parlare. Sailor Sweet. Secondo le ricerche di Celia, i tre che hanno rifiutato sono Yosmith, Gladstone e Builder. Devo dire che la cosa non mi sorprende, erano i più testardi anche 40 anni fa. Yosmith, Gladstone e Builder. Soprattutto Builder, lui era il cannoniere dell'Inazuma. Era il più cocciuto di tutti e spesso litigava con il capitano Inman. Ma senza di lui la vera Inazuma Eleven non sarebbe mai esistita. La vera Inazuma. La sua tecnica ali di fuoco potrebbe essere la chiave della partita contro la Shuriken. Ali di fuoco è la tecnica che tuo nonno David creò appositamente per battere la Shuriken. Immagino che Inman volesse insegnarvi proprio quella tecnica. Ali di fuoco, che tipo di tecnica è? Chi è là? Mi hanno scoperto, mi dileguo. Ehi, fermo lì! Mark, quello era uno studente della Shuriken. Avrà sentito quello che dicevamo sulla tecnica ali di fuoco? La Shuriken? Proprio come pensavo, corrono come il vento. Stai attento, Mark. Stanno di certo tramando qualcosa. Dobbiamo sbrigarci a chiedere aiuto al signor Builder e agli altri. Mark... Questi volevo darteli più tardi in privato, ma ormai ecco te, prendili pure. Gli appunti di Celia? Su cosa? Sono i miei appunti con le informazioni ottenute dal signor Sweet. Ah, puoi leggerli ogni volta che vuoi selezionandoli dal menu oggetti. Mi spiace, nemmeno io dispongo di informazioni dettagliate, ma forse tramite questi appunti puoi ricavare gli indizi per trovare quei tre da solo. No, no, sono molto utili, davvero. Grazie mille per il tuo aiuto, Celia. Di niente, io torno alla sede. Manco da un po', per cui ci sarà sicuramente un sacco da fare. Farò del mio meglio per raccogliere qualsiasi altra informazione che possa esservi utile. A più tardi. Bene, andiamo a cercare le vecchie glorie. Diamo un'occhiata agli appunti e decidiamo da chi cominciare. Mark, che stai facendo qui? Quanta gente c'è oggi che ci deve parlare? Ah, signor Smith. Mark racconta tutto a Smith. Capisco, come pensavo. Che vuoi dire? Non sapevo se dirvelo, ma arrestando Ray Dark durante la partita con la Royal Academy, pensavo fosse tutto finito. Purtroppo però è stato rilasciato poco dopo per mancanza di prove. Eh? Dark è di nuovo libero? Forse allora è per questo che gli altri non vogliono aiutarvi, hanno paura di lui. Paura di lui? Anche voi lo conoscete? Io continuerò a seguire le tracce di Dark. Per te sarà difficile convincerli, Mark, ma devi provarci. Ok, Dark, cosa avrai in mente adesso? Mark, anche io sono preoccupato, ma è meglio se di questa
che di questa faccenda se ne occupi il signor Smith. Ecco, perché non capivo. Noi pensiamo a trovare le vecchie glorie. Andiamo. Blocco dei contatti e parla con Celia. Allora, è anche il blog, va bene, sì. Anche il blog due volte, va bene, sì. Gli appunti delle tre vecchie glorie. Bentornata, Celia. Sono il nome di squadra, raccolta con informazioni sulle tre vecchie glorie. Dati da fare e da cercarle. Dark è stato rilasciato, la notizia mi preoccupa, ma ora bisogna, prima di tutto, cercare le vecchie glorie. Forza, Mark. E ora? E cosa starà architettando quel Dark? Ma, guarda. Non care, onestamente, al momento. Ho altri problemi per la testa. Tipo, perché non posso reclutare i giocatori della Royal Academy ancora? Perché non posso fare l'amichevole contro la Royal Academy ancora? Ama cantare in luoghi elevati. Non tollera chi infrange le regole? È un vero intenditore di sport. Credo di aver capito dove sono tutte e tre, perché due sicuro li abbiamo incontrati. In giro, a caso. Il terzo non avevo assolutamente idea di dove fosse, ma adesso andiamo a prenderlo. Sarà alla torre. Perché i luoghi elevati, quale luogo più elevato del punto più alto della torre? Infatti. Ehi, ciao, ancora tu? Che vuoi dire? Non avevi detto che dovevi andare alla torre per incontrarti con il vecchietto che canta? La torre? Guarda, c'è qualcosa che non va, andiamo subito a controllare. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Lululu, la la la, quante volte te lo devo dire? Non ne so niente. Inazuma, che? Hai sbagliato persona. Non mentire, marrano. Voglio gli appunti segreti della tecnica ali di fuoco. Lo so che ce li ha uno di voi, dammeli senza fare storia. La la la, ehi ragazzo, dovresti mostrare un po' più di rispetto. Aspettate. Quello è un impostore, io sono il vero Mark Evans. Come osi? Non io il vero Mark Evans, cioè Evans. Ci sono due Mark? Davvero interessante, ok, provate a rispondere a questa domanda. Darò gli appunti e la tecnica ali di fuoco a chi risponderà correttamente. È passato subito, ma mi ricordo più o meno quello che dice. Allora, come pensavo, sei tu che hai gli appunti, fellone e menzogner. Pellone o fellone? Pellone, dovrebbe essere. Sì, sì, è fellone. Quale domanda? La la la, prima di tutto, andate in fondo alle scale, tutti e due. La la la. Immagina di trovarti di fronte a un nemico troppo forte per te. Proprio non riesci a batterlo. Allora, Mark Evans, giusto? Dimmi, cosa faresti? Solo uno stolto continuerebbe a combattere contro un nemico troppo forte. Se non posso batterlo, troverò un'altra strada per raggiungere la mia meta. Capisco, e tu invece cosa faresti? Io non mi arrenderei mai, continuerei a combattere fino alla vittoria. Anche se perdessi 100 volte, quella dopo potrebbe essere la volta buona. Oh. Joseph, non arrenderti. Allenatore. Che ti salta in mente? Piantala di perdere tempo, vai subito in campo a giocare. La la la, allenatore, tutto non serve a niente, contro di loro non abbiamo mai vinto, è inutile. Invece di farmi umiliare preferisco restarmene qui a strimpellare la mia chitarra e a cantare. Joseph, non arrenderti, anche se dovessi perdere 100 volte, quella dopo potrebbe essere la volta buona. Quelle le parole Mark Evans. Mark Evans, sì, sei tu, eh? Ora è tutto chiaro, l'impostore sei tu. Che botta. Ai. Il falso Mark era uno studente della Shuriken. Maledizione, mi hanno scoperto. Mi dileguo. Ehi Mark, non dovremmo inseguirlo? Mark? Wow, quel tiro era incredibile. Allora sei proprio tu, Joseph Yosemite. Il lupo della Raymond. La la la, era da tanto che non mi chiamavano così. Avvicinati, fatti vedere in faccia. Quegli occhi, la linea della bocca e più di ogni altra cosa, quelle parole, le stesse parole dell'allenatore. Intende mio nonno? Non ti arrendere, proprio così. È ancora presto per arrendermi allenatore. La la la, ok, avete vinto. Ho deciso che vi aiuterò. Evviva, grazie! A proposito, ultimamente mi è venuto spesso a trovare Gregory Smith. Mi domando se non abbia a che fare con tutta questa faccenda. Eh? Anche lei conosce il signor Smith? La la la, non lo sai? Gregory era un amico dell'allenatore, anzi, di tuo nonno. Negli ultimi 40 anni, dopo l'incidente, ha continuato a dare la caccia a Ray Dark. Quale incidente? Un giorno capirai anche tu, la la la, ora è meglio che vada da Hillman, altrimenti si arrabbierà. Ci vediamo più tardi, ragazzo. Mark, andiamo a cercare la prossima vecchia gloria, seguiamo gli appunti per trovare. Va bene, vamos, Orazio. Uno è sicuro qua 100%, l'altro è sicuro qua, ci mettiamo meno ad andare in stazione. I giovani d'oggi sono proprio maleducati, che vergogna. Non seccarci, non netto, che sia... Mark, prova a dare un'occhiata agli appunti. Edward Gledson, l'avvoltoio della Remo, non sopporta chi infrange le regole, che sia lui. Scusi, lei, signor Gledson, che vuoi? Non vedi che sto parlando? Non interrompermi. Ah, accidenti, non vuole darmi retta. Tranquillo, mentre aspettiamo che finisca la romanzina andiamo a fare una passeggiata. Ma?
I giovani d'oggi sono proprio maleducati, che vergogna. Ma Gretzon è qui? Che strano, poco fa era dall'altra parte, andiamo a vedere. Ma che succede? Vergogna, 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 vergogna! Ehi, aiuto! Ehi, Mark, sarà questa una delle tecniche della Shuriken di cui ti parlava l'allenatore? Proprio così, si tratta di una famosa tecnica ninja illusoria. Allora, riuscite a capire chi è quello vero? Sono io, Gladson, vergogna! No, sono io, Gladson, vergogna! Qual è il vero Gladson? Nessun problema. Il vero Gladson era chiamato l'avvoltoio della Raymond. Sicuramente lui sarà come stoppare la mia pallonata. Oh! Accidenti! Mi hanno scoperto! Mi dileguo! Era uno studente della Shuriken a fingersi Gladson. Avete visto? Come ha stoppato il mio tiro? È proprio il Gladson della leggendaria Inazuma Eleven. Ma prego, ci aiuti a migliorare nel nostro gioco. Lasciami stare, ormai l'Inazuma è storia passata. Il fango e i duri allenamenti quotidiani. Sì, a quel tempo ci divertevamo molto. Infatti, però ormai è tutto cambiato. Ormai sono vecchio. E ho paura che Harry Dark possa prendersela con la mia famiglia. Non voglio rovinare la vita che conduco adesso. Mark, che facciamo? No, non ci sto. Lo stop di poco fa parla chiaro. Lei ama ancora profondamente il calcio, non è vero? E ovviamente si ricorderà di David. Tu ami profondamente il calcio, non è vero? Allenatore. Edward, che cos'hai? Io non ho talento, lo so, è inutile che giochi. Edward, non dire così, l'importante non è il talento, ma l'impegno che ci metti. Perché tu ami il calcio, non è vero? Signor Gladson, tu sei il nipote dell'allenatore, il nipote di David Evans. Papà! Caro, che ci fate voi qui? Ho sentito tutto. Tu devi riprendere a giocare a calcio. Ami troppo questo sport per abbandonarlo. Non devi preoccuparti per noi. Papà, vogliamo vederti giocare a calcio. Dai, per favore. La prego, signor Cranston. Avete ragione. Stavo per rovinare davvero tutto quanto. Va bene, vi terrò nel vostro allenamento speciale. Evviva! È ancora presto per ringraziarmi. Scoprirete che allenarsi con me non sarà una passeggiata. Ok, vado a cercare Sable. A più tardi. Marco, andiamo a cercare la prossima. Seguiamo gli appunti per capire dove sia. Allora, l'ultima vecchia gloria è sicuramente in centro, perché io ci ho parlato perché ci stava insultando nel negozio, quindi... Questo qua, questo negozio è aperto? È aperto il mini market, tanta roba. Però mi sa che prima non era aperto. Invece secondo me sì. No. Sicuramente non aveva dentro tutto quella roba. Eccoci qua. Levati di mezzo fuori dal mio negozio! Iii! Quello non era uno studente della Shuriken? Che cosa sarà successo? Andiamo a vedere. Adesso sono di cattivo umore se non compri niente fuori dai piedi. Ma lei è il signor Constant Builder dei leggendari Inazuma, non è vero? Siete i mocciosi di cui ha parlato Hillman? Perché mai dovrebbe giocare contro dei ragazzini? Perché ci potete aiutare a battere la Shuriken? Il nostro sogno è vincere il torneo nazionale e diventare i numeri uno. Voi vincere il torneo nazionale? Non farmi ridere. Ho sentito parlare di voi, avete rischiato che il club venisse chiuso. Ormai non gioco a calcio da anni. Non ha senso che riprenda adesso. Non ha senso giocare a calcio senza di lui. Lui chi? Adesso basta, non insistete, non verrò mai a giocare con voi. Non disturbate il mio negozio, fuori, fuori! Sì, ma stia calmo, signor Builder. Due delle vecchie glorie hanno deciso di aiutarci, ma Builder non ne vuole proprio sapere. Accidenti, l'allenatore ha detto che non va d'accordo con lui. Proviamo a parlare di nuovo con il signor Sweet. Invece io credo che salveremo e ci saluteremo, perché io sono un po' stanchino. Signore e signori, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bimbi, un bacione, alla prossima.